Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questa volta parliamo ancora di adozione di criptovalute perché veramente ci sono delle notizie molto importanti. Ma come sempre, prima cartello, investi responsabilmente e a tuo rischio. Come sempre, questi non sono consigli finanziari. Se decidete di investire in criptovalute, fatelo sempre con cognizione di causa, sono degli strumenti finanziari molto rischiosi. Ok. Ultimamente ci sono state delle notizie molto interessanti per quanto riguarda l'adozione delle criptovalute. La prima è quella che viene da un paese, diciamo, già conosciuto per le criptovalute, che è il Venezuela. Inizialmente aveva proposto una propria criptovaluta chiamata Petro, ma questa criptovaluta non aveva suscitato particolare interesse, anche perché era una criptovaluta garantita dal governo venezuelano. Ed essendo che questo paese in questo momento più che altro ha un problema di credibilità internazionale, adesso sembra aver cambiato pagina, quindi voltato pagina e essere passato su criptovalute più conosciute quali Bitcoin ed Ethereum. Questo è molto interessante perché a quanto pare è probabile che andrà a vendere il proprio petrolio in cambio di Bitcoin ed Ethereum e con questi poi pagherà i propri fornitori. Quindi questo è molto interessante perché potrebbe innescarsi una nuova economia basata appunto sulle criptovalute e questa volta è proprio lo Stato a pagare i fornitori con queste criptovalute che potrebbe ottenere da scambi internazionali con altri paesi. Ovviamente il tabù da sfatare sarà proprio quello di quali saranno le banche internazionali che andranno a appunto gestire questo tipo di compravendita con le criptovalute, perché appunto allo stato attuale il Venezuela è stato un po' bannato dai circuiti bancari internazionali. E quindi le opzioni che può avere sono appunto quelle di utilizzare criptovalute che hanno un valore noto o perlomeno sono scambiate normalmente, oppure passare ad altre criptovalute stabili, però in quel modo lì sarebbero criptovalute diciamo garantite da altre entità o da altri stati. Un'altra opzione che non viene menzionata, ma essendo che la Cina anche ha annunciato che farà il proprio sistema di pagamenti internazionali, in teoria potrebbe anche utilizzare il sistema di pagamenti cinese, però appunto se dovesse veramente passare alle criptovalute per gli scambi internazionali con gli altri paesi, questo diventerebbe molto più interessante perché utilizzerebbe appunto criptovalute note e non criptovalute garantite da un paese in particolare. Sempre per quanto riguarda l'adozione, è uscito da poco questo video dove appunto si vede un pagamento in criptovalute fatto in diversi supermercati in Slovenia tramite il sistema di pagamento GoCrypto, conosciuto anche con Alipay. E in precedenza ero un po' scettico su questo tipo di pagamento perché da quello che avevo letto si trattava appunto di un wallet custodial, quindi un tipo di wallet dove tu carichi le tue criptovalute su un servizio di terzi e da lì vengono poi convertite mano a mano in valuta locale, oppure utilizzate per le transazioni dei pagamenti. In questo caso invece sembra veramente che si utilizzi una blockchain pubblica, che può essere appunto quella di Bitcoin Cash, Bitcoin oppure Ethereum. E l'altra cosa interessante è che questo POS, quindi questo punto vendita che permette appunto di fare le transazioni nei negozi, supporta come lingue lo sloveno, l'inglese e l'italiano. Non è ancora stato annunciato nulla in Italia, però già il fatto che l'abbiano predisposto in italiano fa ben sperare anche per il nostro paese. E vi faccio vedere come funziona la transazione. Qui appunto avevano chiamato Roger Ver per parlare di questo sistema.
Qui fa vedere appunto il POS è fatto così e oltre ai normali sistemi di pagamento c'è anche quello Alipay che appunto permette di inviare criptovalute e quindi pagare quello che si è acquistato con questa modalità. L'altra cosa che era diversa rispetto al passato, in questo momento sta utilizzando un wallet che dovrebbe essere non custodial, quindi un tipo di wallet classico di criptovalute dove si è diciamo, proprietari in modo esclusivo delle criptovalute a disposizione. E quindi qua fa vedere com'è avvenuta la transazione. E appunto il pagamento effettuato. Che dire, questo è molto interessante. Tra l'altro, questo circuito è disponibile in Slovenia su più di 450 punti vendita, quindi ci sono veramente molti negozi che accedono a questo tipo di sistema di pagamenti e anche in Croazia, quindi speriamo che prima o poi verrà lanciato anche in Italia un sistema così capillare per poter pagare nei supermercati con le criptovalute. E riguardo questa transazione che vi ho fatto vedere prima, effettivamente se andate sul Block Explorer di Bitcoin Cash, c'è proprio la transazione in questione, che appunto è questa qua. Se controllate nel video, è 0,19,34,36 Bitcoin Cash e questa è effettivamente la transazione che si vede fatta nel video e appunto è una transazione pubblica fatta su una blockchain. E per concludere il video, qui cambiamo un po' discorso. A quanto pare Ethereum passerà veramente alla nuova modalità, al nuovo fork. Tuttavia, questa modifica potrebbe causare dei problemi alla rete Ethereum e quindi qui bisogna anche un attimo ragionare sul fatto di cos'è Ethereum, se è appunto un grandissimo registro oppure un computer distribuito, perché appunto nel caso fosse veramente un computer distribuito c'è sempre il rischio che i miglioramenti, le nuove funzionalità possono essere non retrocompatibili e che quindi gli smart contract presenti sulla rete potrebbero smettere di funzionare oppure funzionare in modo diverso rispetto a quello attuale. Comunque questa è una questione nota, nel senso ci sono diversi token che sono nella top 10 di CoinMarketCap che usano Ethereum. E se volete appunto approfondire questi cambiamenti che avverranno internamente in Ethereum, vi consiglio appunto di seguire questo AP 1884 dove appunto raccoglie appunto tutte le cose che potrebbero causare dei problemi di retrocompatibilità. Ovviamente l'auspicio è quello che gli smart contract attuali sulla rete Ethereum non smettano di funzionare rispetto a come stanno funzionando adesso. E che effettivamente ci siano poi dei miglioramenti per l'utilizzo della rete. Che dire, queste erano le notizie che ho voluto raccogliere, che mi sembrano molto rilevanti se vi interessa il settore delle criptovalute e degli smart contract. Come sempre, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!